Oggi è una bellissima giornata, dai, usciamo. Dici? No, non voglio uscire. Oggi voglio fare una cosa magnifica, una cosa che non abbiamo mai fatto prima d'ora, vuoi sentire? Cosa vorresti fare? Dai, sputa il rospo, cosa vorresti fare? Usciamo! No, non usciamo. Usciremo solo se... Vuoi sentire? Sì. Ora? Sì. Faremo una grande challenge! Una challenge? Ma io sento davvero tantissimo caldo, volevo solamente uscire e rilassarmi. Caldo? Beviti un po' di acqua fredda e ti passa il caldo! Ok, di quale challenge parli? Allora, diavoletti, adesso io e Vinci usciremo da questa casa e prenderemo una macchina che ci porterà in un posto a caso, perché noi durante il tragitto venderemo i nostri occhi. Cosa? Avete capito proprio bene? Venderemo i nostri occhi. I nostri occhi saranno coperti. Noi non vedremo nulla e non sapremo neanche dove andremo. Questa è una pessima idea. Ci rinuncio. Adesso mi siedo qui e non voglio uscire più con te. Vinci? Dai, usciamo, no. Prendiamo una macchina a caso e andiamo in un posto misterioso, dai! E se ci portassi in un posto veramente molto spaventoso? Oh, Nanto, questa è una folle idea, sei impazzito? Vinci, bla bla bla. Dici sempre questo? Dai, facciamo questa avventura! Diavoletti, andiamo a prendere una macchina che ci porterà in un posto misterioso? No, io mi siedo qui. Alzati! No, non mi alzerò mai! Dai, Vinci, prendiamo una macchina a caso. Ancora? Ti ho detto di no, io non prenderò mai una macchina a caso con te, è davvero molto pericoloso. Dai, prendiamo una macchina a caso. Perché insisti così tanto? Vinci, andiamo a prendere una macchina a caso, così questa macchina potrebbe portarci a Roma, potrebbe portarci a New York. No, a New York no, perché si va solo con l'aereo. Ma potrebbe portarci anche in un parco giochi gigante. E potrebbe portarci anche in un posto sconosciuto dove non c'è anima viva, non credi? Okay. E quindi adesso prenderemo una macchina a caso, non è così? Sì, ecco la macchina, questa è la macchina. È la macchina in cui entreremo e prenderemo proprio una destinazione a caso. Secondo te dove ci porterà mai? Ho davvero tanta ansia. Non lo so, non so questa macchina dove ci porterà. Ma adesso dovremmo bendare anche i nostri occhi, lo sai, no? Vinci? È terribile, non vedremo? No, non vedremo dove ci porterà. Non vedremo neanche la strada che farà. Diavoletti, fateci compagnia durante tutto il tragitto, perché non sapremo dove andremo. Un punto interrogativo. Andiamo. Ok, aspettami. Ok, Vinci, vieni. È terribile. Chiudi la porta. Sì, aspetta. Ok, siamo okay. Proprio nella macchina. Ehi! Ciao, dove Ciao. Volete andare? Noi vogliamo andare in un posto a caso, in un posto... Completamente a caso? Noi non vogliamo sapere dove andiamo. No. Va bene, allora faccio io. Sì, fai tu? No. Ok, quindi la persona che sta guidando la macchina ci porterà in un posto a caso e noi non sapremo per tutto il tempo dove andremo. Adesso andremo proprio in un posto a caso. La macchina sta camminando e non sappiamo neanche dove stiamo andando. In effetti. Ok, Vinci, cosa facciamo? Hai portato qualcosa da mangiare? No, e tu? No, non ho portato nulla. Ehi, quanto durerà il viaggio? Quanto durerà il viaggio? Viaggio non si sa, però facciamo una cosa che per rendere il viaggio ancora un po' più ansiolitico. Indossate queste mascherine, così voi non vedrete dove andremo. Cosa? Ti piace? Sì, ci piace come idea. Vinci, quale vuoi? Questa bianca o questa nera? Ok, io questa qui nera. Allora, Vinci, hai sentito? Ha detto il signore che noi dobbiamo indossare queste maschere proprio sui nostri occhi per non vedere. Niente di niente, non vedremo più la strada. Non vedremo neanche più la strada. Quindi se saliamo su una collina non vedremo. Se andremo vicino all'acqua non vedremo nulla. Vinci, basta, mettiti la maschera. Basta. Ok, non vedo più. Non ci vedo, Vinci. Ho coperto i miei occhi, adesso non vedo assolutamente niente. Vinci? Dove stiamo andando? Che numero è questo? Che numero è? Allora non ci vedi. Non ci vedo, non vedo niente. Niente. Diavoletti, io e Vinci non vediamo più nulla. Nulla. Quindi adesso siamo in questa macchina e non vediamo né dove stiamo andando né la strada, quindi dovete aiutarci. Esatto. Fateci compagnia. Allora, dov'è il pulsante che apre il finestrino? L'ho trovato. Dov'è? È qui, no? È questo qui? No, questo qui. Vinci, ma questa è la mia spalla. Oh, scusami, non vedo niente. Ok. Ecco, lo sto aprendo. Allora, diavoletti, visto che io e Vinci non vediamo nulla, vedete voi?
Dove siamo? Siamo in una strada normale dove stanno tutte le macchine? O in una strada spaventosa dove non c'è anima viva? Oppure in una montagna, oppure vicino al mare, dove siamo? Rispondete! Aiutateci! Io e Vinci non vediamo nulla! Nulla! Più nulla! Abbiamo questa maschera, quindi diavoletti, dove siamo? In una strada, dove siamo? Aiutateci! Oh, che freddo, che freddo! Dov'è il pulsante che fa chiudere il finestrino? Non lo so, l'hai appena aperto, ecco! Ci sei riuscito? Sì, ho chiuso il finestrino. Ah. Ok, Vinci, adesso cosa facciamo? Io e te non ci vediamo, non abbiamo nulla da mangiare. E cosa facciamo durante tutto il tragitto? Non lo so, io ho tantissima fame. Oh, ho fame o sete? Ehi, signore, ma quanto tempo durerà il viaggio? Non ve lo posso dire. Non ci può neanche dire quanto tempo durerà il viaggio. Ma io mi scoccio di avere la benda sugli occhi per tutto il tempo. In effetti, dai un piccolo indizio. Un indizio? Allora, andremo in un posto non vicino al mare. Quindi andremo in un posto non vicino al mare. Ok, questo è un ottimo indizio, ma in quale posto? Se ci stesse portando in una foresta? Se ci stesse portando in una foresta è molto pericoloso, no? Hai ragione, potrebbe anche portarci in una foresta, che paura! Ok, diavoletti, voi aiutateci sempre, adesso dove siamo? Dove siamo? Ok, diavoletti, dove siamo? Non lo so dove siamo, io non ci vedo, Vinci, tu ci vedi? No, ma stiamo andando avanti da un bel po', quindi... Saranno proprio 10 minuti che stiamo andando avanti. Dove siamo? Dove staremo andando? Cosa? Facciamo una cosa, adesso vi do un indizio. Un indizio? Sì, un indizio. Quale indizio? Eccolo, quindi cercate di indovinare che lettera è. Dov'è? Dobbiamo cercare di indovinare che lettera è? L'iniziale è il posto in cui stiamo andando. È l'iniziale del posto in cui stiamo andando? Allora è un grande indizio. È un grande indizio, diavoletti. Ok, dov'è? Eccola qui, Vinci. Ok, diavoletti. Che lettera è? Diavoletti, che lettera è? Aiutateci. Voi vedete? Voi con i vostri occhi vedete? Noi no. Guardate, abbiamo la benda. Aiutateci, diavoletti. Che lettera è? Allora, vediamo un po'. È una lettera lunga. È in mezzo a... una linea. Una Vinci, linea? Non è che questa è la lettera E? La lettera E? Diavoletti, ha la lettera E? Forse no. Secondo me la lettera F, di sicuro, perché io qui sento la lettera F. No, Vinci, non è la lettera F. Allora, vediamo. Vinci, è la lettera H! È la H! Ehi, signore, la lettera H? Sì, perfetto. Abbiamo indovinato, okay. Vinci. Ok, quindi il posto in cui stiamo andando... inizia con la lettera H. Ma a me non viene in mente nessun posto. Non esiste un posto che inizia con la lettera H, no. Dove stiamo andando? Che ansia, diavoletti, dove stiamo andando? Perché il posto in cui stiamo andando inizia con la lettera H? È misterioso. Ehi signore, non ci sono altri indizi? Ci sono altri indizi, diavoletti? Altri indizi? Così, se il signore ci dà altri indizi, noi scopriremo il posto, no? Anche se non vedo nulla. Diavoletti, dove siamo? Dove stiamo andando? Vediamo. Diavoletti, siamo sulla tua strada per caso, perché sento tante macchine. Dove siamo? Non lo sapremo mai, Anta, perché non ci vediamo. Chiudiamo il finestrino, perché fa tanto freddo. Ok, un altro indizio? Un altro indizio, per favore. Va bene, vi do un altro indizio. Un altro indizio? Quale? Vi aiuterà tantissimo a capire il posto dove noi stiamo andando. Questo indizio ci aiuterà a capire il posto in cui stiamo andando? Ok, dov'è? Diavoletti? Dov'è? Ecco l'oggetto, voi lo vedete bene? Noi no, perché abbiamo questa benda sugli occhi. Ok, che cos'è? Io non capisco proprio nulla. Che cos'è questo oggetto? È un'unghia. No, Vinci, questa è la mia unghia. Ah, ok. Diavoletti, che cos'è questo oggetto? Un bicchiere? Che cos'è, un bicchiere? No, non è un bicchiere. Qualcosa che ti permette di capire dove stiamo andando. Diavoletti, che cos'è? Questo oggetto ci aiuterà a capire dove stiamo andando. Ma non riesco a vedere. Non riesco proprio a vedere. Aspetta. Aspetta, però vedi, se usi la parola vedere ti può aiutare. Qui c'è un cerchio. Qui c'è un cerchio. Qui una linea. Qui una linea. Forse sono degli occhiali. Sono degli occhiali? Ok, ma Vinci, ma stiamo andando in un negozio di occhiali? Io non voglio andare in un negozio di occhiali, mi scoccio. Non vogliamo andare in un negozio di occhiali? Stiamo andando in un negozio di occhiali? No. Cosa?
Oh, diavoletti. Ok, adesso la situazione si fa veramente misteriosa. Il posto inizia con la lettera H e non mi viene in mente nessun posto con la lettera H. No. E poi abbiamo come indizio degli occhiali. E questi occhiali mi danno solo a mente un negozio di occhiali. Idem. Vinci, ma dove stiamo andando? Non capisco proprio nulla. Non lo so, spostati forse, i diavoletti. Dove stiamo andando, diavoletti? Dove stiamo andando? Vedete bene, vedete bene. Ah, quanto vento! Cosa? Ah! Dove stiamo andando, in cielo? Non lo so, dove siamo, in cielo? Ma noi siamo in una macchina, non possiamo decollare? È orribile. Non siamo su un aereo, secondo me ci sta facendo uno scherzo. Lo so, ma lì fuori c'è tantissimo vento. Dove siamo? Sta ridendo. Dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Io non capisco proprio nulla. Ci serve un altro indizio, Vinci. Ci serve un altro indizio. Un altro indizio, per favore. Qual è l'ultimo indizio? Vogliamo l'ultimo indizio. Possiamo averlo? Va bene, vi do l'ultimo indizio. L'ultimo indizio? Posso dare altro. Questo dovete cercare di indovinare dove stiamo andando. Ok. Un posto bellissimo. Un posto bellissimo? Ok. Ecco, l'ho preso, Vinci. Ma che cos'è? Diavoletti, non capisco, ma che cos'è? Io non ci vedo bene. Diavoletti, voi ci vedete, quindi aiutateci. Che cos'è? Che cos'è? È un filo? È un filo, che cos'è? Che cos'è questa cosa che ci ha dato il Signore? Questo è l'ultimo indizio. Sembra una scopa, stiamo andando in un negozio di scope. Vinci, ma non è una scopa. Una spada? No. No? Oh. Però potrebbe essere tutto. Potrebbe essere tutto. Tutto? È difficilissimo, se noi non ci vediamo come facciamo ad indovinare che cos'è? È impossibile, praticamente impossibile. Allora, diavoletti, noi stiamo andando in un posto misterioso che inizia con la H e riguarda gli occhiali. Questo che cos'è? Vinci? Ma aspetta, questa forse è una bacchetta? Bravissima. Vinci, questa è una bacchetta! Una bacchetta che ti fa fare gli incantesimi! Questa è la bacchetta dei maghi, guarda! Guarda, è lunga, è proprio la bacchetta! È proprio una bacchetta magica? Sì, con questa bacchetta puoi fare le magie! Wow! Ok, diavoletti, quindi gli indizi sono tre. Allora, la lettera H, okay. Una bacchetta, E poi? E degli occhiali. Dove stiamo andando? Non mi viene in mente ancora nulla. Dici? Ma non è che stiamo andando ad Hogwarts? È la scuola di magia. Hogwarts è una scuola di magia di Harry Potter. Wow. Ma Vinci? Ma come faremo ad andare ad Hogwarts? Dove ci sta portando? Non lo so, voleremo in cielo. Diavoletti? Quindi stiamo andando ad Hogwarts? Stiamo andando ad una scuola di magia? Ma com'è possibile? Com'è possibile? Adesso voglio sbirciare, posso sbirciare? No, non puoi sbirciare. Perché no? Dai, soltanto un pochino. No, non puoi sbirciare. No. Appena arriveremo potremo vedere. Ok, diavoletti, vedete Hogwarts dietro di me? Qui c'è il finestrino, non è così? Stiamo camminando da tantissimo tempo. Dove siamo? Siamo arrivati. Siamo arrivati? Vinci? Ma... siamo arrivati? E dove siamo? Vinci, cosa? Siamo arrivati. Ma dove siamo? Siamo? Guarda, qui c'è una foto. Siamo proprio arrivati. Aspettami. A Lilium Alley. Dove siamo? Lilium Alley. E dov'è? Vinci, guarda, qui c'è un negozio. E guarda quella persona strana. Chi è quello? Vinci? Ma questo è un negozio tutto rosa. Wow. Ciao, c'è qualcuno? Non mi risponde nessuno. Ok, allontaniamoci. Guarda quanti dolci ci sono qui. Wow. Ci sono tantissimi dolciumi. Ciao. Dove ci ha portati questa macchina? In un posto magico. È un posto magico. Vinci, guarda, quello è un negozio. Un negozio. Guarda, ma... quelle scope. È un negozio di scope. Che cos'è? Io ho paura di avvicinarmi. E guarda, lì c'è un pullman tutto viola. È un bus gigante. Vinci, ma perché hanno chiuso le porte? Non lo so, erano aperte fino a pochi secondi fa. Ehi, c'è qualcuno? Salve, benvenuto nel mondo magico. Sei una strega? Sì.
Vinci, caro. Ok, Vinci, allontaniamoci. No, okay. Non faccio paura. Ok, allora possiamo comprare qualcosa nel tuo negozio? Certo, ma non puoi riprendere. Ok, andiamo a comprare qualcosa? Vinci, ho comprato la pozione della verità e sai perché? Guarda, questa pozione si chiama Verità Serum e ti fa dire sempre la verità. Te ne metterò un goccio ogni volta che mangeremo. Cosa? Così mi dirai sempre la verità, così mi dirai sempre la verità. Allora adesso vado a comprare io una pozione per te, aspettami qui. Cosa hai comprato tu? Ho comprato la pozione. Cosa? La pozione che mi farà trasformare in un lupo? Vinci, non farmi questo dispetto, eh? Non mettermi questa pozione quando mangio, perché sennò mi trasformo in un lupo mannaro. E allora tu non mettermi la pozione che mi fa dire sempre la verità, perché non ti fidi di me. Ok, allora mettiamoci d'accordo. Io butto la mia pozione e tu butti questa pozione che fa trasformare in un lupo. Guardate, diavoletti, questa è una pozione che ti fa trasformare in un lupo mannaro. Accordo fatto, dammi. Ok, buttiamo queste pozioni. Ok. Andiamo. Vinci, guarda. Diavoletti, siamo proprio a Hogwarts. Eh sì, guardate queste mura, sono bellissime. Vinci, serpe verde, serpe verde. Tasso rosso, tasso rosso. Wow. Che bello. Vinci, vieni a vedere. Che c'è? Vieni qui, questa è la moto di Hagrid. Adesso mi metto dietro di te. Ok, vai Anto. Wow! Che bella, diavoletti, guardate! È bellissima! E guardate queste foglie, ne sono veramente tantissime! Queste luci, è bellissimo. Oh, Vinci, qui! Questa è la casa di Hagrid! Guarda! È proprio la casa di Hagrid! Non è casa tua, alzati da qui! Hai ragione! Alzatevi! Ok! Hai sentito? Alzatevi certo subito! Certo che ho sentito! Ma chi è stato? Chi è stato? Guarda, Vinci! Queste sono tutte le cose di Hagrid! Oh, guarda, Vinci, lì c'è il camino! Si sta veramente al calduccio qui. Che bella la casa di Hagrid. Guarda questo calice, è bellissimo, wow. Vinci, guarda. Non bere da quel calice. Guarda. Cosa c'è? Ci sono le ragnatele qui dentro. Ci sono i ragni? Ok, siamo dentro, guardate. Quello è un elfo? Che cos'è? Violetti, guardate i quadri. Ci sono proprio i quadri, siamo dentro Hogwarts. E guardate, lì ci sono le lettere. E quella persona strana ci ha detto di fare silenzio. Cosa sta facendo? Sta spiegando? Intelletti ben strutturati e conoscenze profonde. Lei dovrà leggere. Oh no. Vuole andare a posto? Ah. Escuri o Zeta? Escuri o Zeta? Lei conferma? Sì. Che cosa c'è scritto? Esperienza. Esperienza. È confuso, se non si preoccupi. Finite incantate, ma che cosa c'è scritto? Esperienza. Cosa hai scritto alla lavagna? Vinci, ma quel professore mi ha fatto un incantesimo. E poi siamo in una scuola di magia. Qual è il suo nome? Antonio. La mia, colore preferito? Giallo. Qual è il suo elemento tra terra, aria, acqua o fuoco? Fuoco. Lei è più coraggioso? Sì. Grifondoro. Vinci, sono stato anche smistato in Grifondoro. Adesso chiama te. Adesso il professore chiamerà Vinci. E secondo voi il professore dove smisterà Vinci? In quale casata? Tasso rosso, Grifondoro, serpeverde o corvo nero? Commentate qui sotto. Io sono Grifondoro?